Nell'episodio precedente. Ho trovato un cazzo di diamante proprio dritto al mob spawner. Ma perché non ci ho pensato prima a scavare lì? Mancava solo 3 cubetti. Una botte di culo così non l'avrò mai io più. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixana e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Visto che questa è una direzione fortunata, però adesso andrei avanti finché non si rompe sto piccone. Poi dopo risaliamo e andiamo a cercare altri diamanti. Aspettate che mi metto le torce a portata di mano. Ok. No, sono super straesaltato. 8 diamanti insieme ancora non li avevo trovati in questa serie. Che culo. Qui dove siamo? Una grotta. Ma perché non me l'hanno detto prima che mi bastava andare dritto per dritto? Cioè, io non ho parole davvero. Spero non ci siano mob qua intorno. Vedete, anche per questo non li ho presi diamanti. I diamanti si possono prendere quando si vuole. Oh, ci ho già preso uno stack di ferro. Porca troia. 3 torce rimaste. C'è anche uno scheletro. Non mi ha visto. Sì, mi ha visto. E resta qui, strunz. E la madonna, quanto ferro. Prendiamolo tutto. Usiamolo tutto, sto piccone. Qua dove cazzo è? Dove ci sono i diamanti? No, qui è dove c'è l'entrata. L'entrata del... non mi ricordo neanche dove finiva. L'entrata della... dal mob spawner, penso. Secondo me era lì. L'entrata dal mob spawner. No, l'entrata dal villaggio era. Perfetto. Ho collegato tutta sta miniera, praticamente. Buttiamo giù questo. Certo che confonde un botto adesso. Però abbiamo la strada libera per casa. Torniamo qui sotto. Madò, fa paura sta... cosa qui, sta ala di galleria che va giù. I diamanti miei, che belli, li adoro, diamantini. Il nostro obiettivo è farci l'armatura, per quello sto andando a cercare i diamanti. Il mob spawner, bellissimo anche. Dai, possiamo tornare a casa. Andiamo a casa a lasciare tutta sta roba. Ho paura adesso, cioè non ho paura, però non voglio morire. C'ho i dischi, c'ho un sacco di ferro con me. Sarebbe un peccato, un vero peccato. Vabbè, è vero che qua c'era il doppio scavo. No, 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 no. C'era anche l'Enderman di fianco. Non posso lasciare tutto lì. E anche giorno, torniamo lì. Se io adesso andavo a prendermi i diamanti e se l'Enderman mi fa sparire la roba, ho perso tutto, pure i dischi. Ma come ho fatto a non vederlo quel buco? Cazzo, adesso sono imbestialito. Sono di un imbestialito che non potete capire. Crepaccio di merda. E scheletro di merda. Pensavo di averli uccisi tutti. Però ho visto che c'è l'acqua, quindi da quel buco lì posso buttarmi e fare super in fretta. Dai, non perdere tempo. Non perdere tempo, sbrigati. Che mi prende sempre le scale. Mamma, come cazzo scendo? Così. Che rancio! Rambo! Questo è il Rambo, madonna. E c'ho tutto qui, c'ho tutto, c'ho tutto. Risaliamo dall'acqua. Che azione, raga. Mi sono davvero cagato in mano. Non ho dimenticato niente giù, direi. Allora, qua devo fare super attenzione. Non posso permettere di sbagliarmi. Sono sull'orlo di un precipizio. Con gli scheletri sotto. Immaginate come mi posso sentire. I creeper c'erano pure. Meno male che non sono esplosi. Tappa tutto. Puttana merda, che cazzo di caga. Che paura. Rimettiti l'armatura, va. Devo scavarmi un po' di roba per salire. Minchia, non c'avevo i picconi. Sarà una lunga, una lunga davvero spacchinata. Dai, io intanto che scavo la stoppo la registrazione, perché non posso farvi vedere sempre qui. E forse sta anche scaricando la batteria delle fotocamera. Dai, ci vediamo dopo, gente. Allora, ragazzi, sono uscito. Adesso scappo subito a casa, ma subito di corsa alla velocità della luce, che non voglio perdere nient'altro. Già che anche notte è pieno di mob qua in giro, quindi andiamo via. Senza storie proprio. Sì, continuatemi a sparare. Se mi prendete vi do 1 euro. Se domani... di nuovo i creeper davanti a casa. Un mini zombie che mi insegue. Ciao. Coglione. Allora, lasciamo sta roba prima che perda tutto. I semi di cosa? Qua i semi di zucca li dobbiamo piantare poi. Mettiamo a cuocere il ferro. E adesso direi di poter andare a letto. La prima giornata
è andata. Ok gente, abbiamo arrostito il ferro, è tutto qua. Quindi ci facciamo degli altri picconi. Il carbone lo devo prendere, ci dovevamo fare le torce. Oh. Non ci ho proprio pensato. Ok, abbiamo dormito, adesso volevo andare a cercare altri diamanti. Almeno un altro me ne serve per fare il tavolo degli incantamenti. Iniziare ad incantare i libri, sempre prima mettendoli le librerie intorno. Quindi dobbiamo tornare dentro alla libreria della fortezza dell'End. E dopo possiamo iniziare a incantare gli oggetti. Così tutti i diamanti che troviamo non ce ne lasciano uno solo, ma più di uno. Quindi adesso non so se scavarmi in un'altra galleria oppure andare a scavare sempre lì, sempre nella casa del fabbro. Una cosa è certa però, ci serve il carbone. Andiamo a vedere se ne ho nelle fornaci, perché se ce n'ho nelle fornaci qui di carbone oppure nella cassa. Facciamoci prima un botto di torce. Dove torniamo? Sempre nella miniera lì del villaggio? Ormai l'ho aperta, non lo so. Potrei anche andare un po' più avanti. Io voglio trovare i diamanti dentro alle grotte, perché li trovo solo quando sono incastonati nel muro? Cioè io non lo so. Oh, Minecraft ce l'ha con me. Stizza sta cosa, perché ci vuole poi troppissimo tempo. Vediamo se qua dietro c'è qualcosa da andare a scavare. No, non c'è un cazzo. Dai, continuiamo la miniera dentro alla casa del fabbro del villaggio. Tanto sempre miniera è, dai, no? In sta spedizione prenderò davvero tutto, anche il carbone prendo. A queste profondità il carbone si trova in quantità industriale, non tanto per la diffusione ma per il numero di pezzi che c'è in ogni gruppo di carbone. Non sai proprio dove metterlo poi il carbone. Allora, di là abbiamo detto che non c'era niente, quindi andiamo dritti qua. Qui c'erano i diamanti, è vero, i nostri diamanti fidati. E qua sopra c'era il mob spawner. Cazzo, ho collegato tutto ormai. Cioè, ma che cosa voglio di più dalla vita? Io allora andrei avanti per sta miniera, tanto ormai c'eravamo già. E c'ho le torce almeno stavolta. Andiamo avanti per sto tunnel, va. Cerchiamo di trovare qualche diamante. Se troviamo un altro gruppo di diamanti, ne prendiamo uno solo. Andiamo a fabbricarci il tavolo degli incantesimi. E poi, quando avremo un piccone con fortuna, meglio ancora fortuna 3, torniamo qua sotto e ci prendiamo tutti i diamanti che abbiamo lasciato indietro. Sono già a metà piccone, raga, ancora niente. Ma mai che sbucassi da una grotta gigante. Oh, ho sentito uno scheletro. Forse. Sì, ho sentito uno scheletro. Bene, forse siamo vicino a una grotta allora. Finalmente direi anche. Ok, di qua ci stiamo allontanando però. È da questa parte. Il bello di giocare con le cuffie è che i rumori arrivano dalla direzione giusta. Quanto ci vuole per sta cazzo di grotta? È vicinissimo, eccola, l'abbiamo trovata. Finalmente. Allora, come al solito qui riempiamo di torce per capire che qui c'è la via d'uscita. E andiamo ad esplorare un po'. Tappiamo sta colata lavica. Cazzissimo. Magari sotto la lava ci sono dei diamanti. No, c'è della redstone. Wow. Però qua c'è dell'oro. Tanto oro. Tantissimo oro. Ma davvero tanto. Anche di oro così concentrato. Quasi mai successo, eh. Oh, se in sta grotta non trovo dei diamanti, io mi rifiuto, eh. Cioè, io me ne vado via proprio. Perché è impossibile che sta grotta a livello 11 io non trovi niente. Sarebbe il colmo. Ma si va dappertutto qui. Questa è una grotta decente finalmente. Però ve l'ho detto, se non trovo nessun diamante io mi incazzo. Ah, forte mi incazzo. Dai, ma di solito vicino alla lava ci sono sempre diamanti. Perché non me li vogliono far trovare? Oh, questo è il colmo, non ci sono diamanti, eh. Non ci sono diamanti, cioè è incredibile. Fiorellini, ma qua fa caldo secondo me, eh. Oh, qua il lago non è profondo. Però mi devo ricordare dove sto andando. Qua. Qua. Oh merda, con la lava è pericoloso, eh. Perché gli zombie ti spingono nella lava. Qua cosa troviamo? L'enderman. Anzi, qua non c'è proprio una minchia. Uccidiamo lo scheletro. Oh. Non voglio andare lì sotto. Oh, degli altri diamanti. Vedete, questo intendevo io. Certo che sono sopra la lava i diamanti, quindi dobbiamo fare attenzione. Molta attenzione. Sento uno scheletro. Voglio prima uccidere lo scheletro, che non voglio che mi butti nella lava. Tappiamo sto coso qua. Sta miniera mi sta piacendo un botto, eh. Finalmente abbiamo trovato una miniera decente. Scaviamo intorno a sti diamanti, perché non sono solo due. Dicevo, scaviamo intorno a sti diamanti, che dobbiamo farci il tappeto di cobblestone sotto. Cosa devo fare per i diamanti? Voglio toglierla tutta la lava da sotto i diamanti. Quindi gente, abbiamo trovato altri 4 diamanti.
tanti. Vai, concludo qui l'episodio. Bene ragazzi, per questo episodio di Minecraft è tutto. Siamo andati a cercare i diamanti e abbiamo trovato 12 blocchi di diamanti. Ce ne serve uno però, perché dobbiamo fare il tavolo degli incantamenti, incantare gli oggetti, quindi incantare il piccone, avere la fortuna di trovare fortuna 3, scusate la ripetizione, e tornare qua sotto a scavare questi diamanti per trovarne molti di più. Però prima di fare il tavolo degli incantamenti mi sa che faccio un giro nella fortezza dell'End a prendere qualche libreria, così, no? Che servono le librerie intorno al tavolo, ovviamente, per dare il massimo dell'efficienza. Ma questo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, commentate, condividete, spolliciate per questi diamanti e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!